Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Questo è il decreto salva dissestati, che copre con fondi della collettività i comportamenti dissennati di pochi, ma allo stesso tempo continua a permettere a zone del paese di perpetrare condotte irresponsabili, mentre il resto del paese e dell'Europa si rende conto che la situazione economica e sociale generale impone un totale cambio di mentalità. Questo provvedimento, oltre che dannoso per i conti pubblici, è profondamente ingiusto ed immorale. I nostri sindaci, i nostri amministratori locali oggi non sanno più come far quadrare i loro bilanci, ma questa maggioranza senza vergogna difende chi sperpera e penalizza, chi ha ben gestito le risorse pubbliche. La verità è che siete solo capaci di tirare a campare e di accontentare gli amici e gli amici degli amici. 500.000 euro al comune di Pietrancina. 1 milione di euro per il comune di Marciano per la scuola. Anche il comune di Pavia abbiamo bisogno delle scuole. 1 milione al comune di Sciacca per il restauro del palazzo comunale. Io penso a tantissimi colleghi che hanno e vedono il palazzo comunale delle proprie città magari a pezzi, però il 1 milione di euro non l'hanno ricevuto. Va benissimo. 500.000 euro al comune di Menfi per il restauro della torre anticorsara, ci sono ancora i corsari? Oppure, se parliamo di cultura e restauro dei beni culturali, allora qui facciamo un ragionamento più ampio e vediamo quanti sono i comuni in Italia e le realtà in Italia che hanno questi problemi. Ma siamo alle marchette. Decine e decine di interventi che hanno un solo scopo: mantenere in vita un clientelismo politico che deve garantire a una manciata di senatori il sostegno a questo governo. Questa è la ragione che ha portato al mega marchettone di maggioranza. Come se non ci fossero circostanze che portano le nostre amministrazioni comunali a soffrire ed aver bisogno della mano lunga, la lunga mano del governo, che dà se poi dà il voto. E da ultimo ci siamo trovati anche, caro Presidente, a scoprire come avete finanziato le marchette. Siete andati a prendere interventi di legge che sono vecchi di 3 mesi, avete tenuto il paese sulla corda per mesi per l'IMU e adesso andate a prendere quegli stessi soldi per finanziare 500.000 euro di qua, 1.000 euro di là, per fare gli interessi della politica più spicciola, quella che sia propria dei cittadini, i parassiti. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.